Ci sono lavoratori consapevoli di essere a contatto con sostanze pericolose, altri invece in passato sono stati ignari del rischio. È accaduto con l'amianto, sostanza subdola, che ha provocato problemi di salute in molte persone. Un progetto della Regione Veneto prevede un controllo periodico, gratuito, dello stato di salute degli ex esposti ad amianto. Io ho lavorato per l'amianto dal 1961 al 1988. Quando sono andato lì avevo il fisico a posto, quando sono andato in Piacenza avevo cominciato a avere già dei piccoli problemini. E adesso siamo qui in attesa perché abbiamo la spisa che ci chiama ogni tanto a fare le visite, ma ne abbiamo parecchi che sono morti purtroppo. Perché l'amianto, anche chi non ha mai lavorato, l'ha mangiato. Perché se non andava a lavorare lui, bastava che io dassi un colpo sui pantaloni, sulla giacca, e la polvere camminava dappertutto. Noi lavoravamo normalmente, i sacchi erano sciolti perché era tutta merce sciolta che veniva stoccata o nei camion o nel magazzino o per diretto in qualche parte. Quando noi siamo venuti via nell'87 e ci hanno mandato in quiescenza, praticamente abbiamo saputo attraverso la televisione e le leggi che l'amianto era cancerogeno. Noi siamo in apprensione perché, siccome è una merce latente, ce lo dite in tutte le maniere, e veniamo sempre con la pelle sollevata per chissà che non tocca, no, che non tocca a me in questo momento. Inalare fibre d'amianto consapevolmente è praticamente impossibile, è una sostanza invisibile. È il tumore polmonare a preoccupare di più, dottoressa Ballarin? Sì, il tumore polmonare e il mesotelioma sono due tumori che preoccupano moltissimo i lavoratori ex esposti ad amianto. In particolare il fumo rappresenta un rischio aggiuntivo e moltiplicativo di avere tumore polmonare negli ex fumatori e nei fumatori attuali, pertanto noi dedichiamo molta attenzione per ridurre l'abitudine al fumo. I sintomi principali di questo tipo di patologie sono costituite per quanto riguarda il mesotelioma, in particolare difficoltà respiratoria improvvisa, dolore toracico o dolori che prima non erano mai stati riscontrati. Poi per quanto riguarda il tumore polmonare può essere anche del tutto silente e manifestarsi improvvisamente con difficoltà respiratoria, tosse produttiva e diciamo anche possibilità di sputo con sangue. Il passato non si può cambiare, ahimè, dottoressa. L'importante però ora è mettere in sicurezza tutte le strutture contenenti amianto, pubbliche e private, isolarlo e smaltirlo. Un'operazione che sicuramente richiederà tempo, visto il grande utilizzo che se ne è fatto in passato. Un costo quindi che ci invita ad utilizzare sempre più materiali naturali e sicuri a tutela della salute. Thank you.